Dasein, in questo video voglio darti alcuni consigli, alcuni suggerimenti per essere felice, per poter raggiungere i tuoi obiettivi, per poter ottenere dei risultati significativi nella tua vita. Per felicità non intendo il piacere momentaneo che oggi si ricerca tanto e si insegue tanto, ma quel piacere catastematico di cui parlava Epicuro, un piacere più profondo, più duraturo, dove noi abbiamo la percezione anche di aver raggiunto dei risultati significativi. Prima di tutto occorre ragionare su tre concetti importanti, che sono i punti di partenza. Il primo punto di partenza su cui voglio ragionare è quello della motivazione. Prima di tutto è chiaro che se noi vogliamo ottenere qualcosa dobbiamo essere motivati. Ma le teorie classiche sulla motivazione, ho già fatto un video sulla motivazione, motivati si nasce o si diventa, e vi rimando a quello se volete approfondire. Ma la motivazione, anche lì per motivazione si intende qualcosa che è comunque non necessariamente duraturo. La motivazione è quella, secondo anche gli antichi filosofi, penso a Spinoza, poi anche a Hobbes, a Schopenhauer e anche a Nietzsche. La motivazione è quella spinta propulsiva che la volontà di vivere che punta l'uomo a preservare se stesso e la propria integrità. Cioè quello che ci fa cercare tutti i giorni di massimizzare il piacere e di allontanare il più possibile il dolore. Ma questo è legato alle emergenze, legato comunque sempre al raggiungimento di una soddisfazione che è momentanea, che è transitoria. E quindi io preferisco al concetto di motivazione il concetto di volizione, dove per volizione intendo una motivazione unita ad altri due concetti, che è la volontà, volizione, cioè volontà, cioè la scelta deliberata del soggetto di raggiungere determinati scopi, di impegnarsi in certe direzioni, e la dedizione, cioè il dedicarsi costantemente a dei compiti, a delle attività, a dei comportamenti, a delle azioni che ci permettono di raggiungere i nostri obiettivi. Il secondo concetto importante su cui voglio ragionare è quello di azione, perché è chiaro che non basta la motivazione per raggiungere gli obiettivi, bisogna anche agire. La domanda fondamentale è l'azione che determina la motivazione o è la motivazione che determina l'azione? Perché alcuni possono pensare che magari prima ci vuole la motivazione e poi bisogna agire e allora in conseguenza la propria motivazione. Ma non è sempre così. Tant'è vero che quando uno si deve impegnare in un compito complesso, io quando dovevo scrivere la tesi non riuscivo mai a iniziare. Poi una volta che ho iniziato, dopo ho trovato la motivazione per continuare ad andare avanti, sono riuscito a scrivere il primo capitolo. Ma ci ho messo un bel po' di tempo prima di trovare la motivazione e ho dovuto agire per poi trovarla. Quindi molto spesso, soprattutto per le cose importanti, noi continuiamo a rimandare e poi non troviamo la motivazione finché non agiamo. Quindi è fondamentale l'azione e l'azione viene prima della motivazione. Questo è importante. Non pensiamo quindi, e soprattutto noi magari tante volte non agiamo perché aspettiamo la motivazione, perché vogliamo fare un compito perfetto, ma il perfezionismo, il voler fare tutto perfettamente, il voler avere tutte le cose che ci servono per poter agire, poi magari è il nemico dell'azione. Il perfezionismo è il nemico dell'azione e non ci fa trovare la motivazione, quindi stiamo attenti. E il terzo punto su cui voglio riflettere è l'autodisciplina. Quindi motivazione nel senso di volizione, azione e autodisciplina, perché non basta agire, bisogna anche organizzarsi, autodisciplinarsi. L'autodisciplina impone di organizzare il nostro tempo, di dedicare un tot di ore al giorno, di minuti, di ore, a seconda dell'attività che dobbiamo fare ogni giorno per raggiungere i nostri obiettivi. Quindi anche questo è molto importante. In questa autodisciplina, noi pensiamo che l'autodisciplina sia il nemico della libertà, per quello che oggi ognuno per essere spontaneo rifiuta di autodisciplinarsi, di obbedire a darsi delle leggi, a darsi delle regole. Rifiuta di. Ma la legge ci vuole, la legge serve anche a far andare avanti una società e se uno non si impone delle regole, delle leggi, non riuscirà a ottenere molte cose nella vita. A un certo punto bisogna che ogni giorno dedichi, costruisca una serie di abitudini, di comportamenti che siano mirati a raggiungere un determinato scopo.
Ben, perché questa nostra società in cui viviamo è la società della gratificazione istantanea, quindi noi stiamo continuamente attraverso internet, il gaming, la pubblicità, lo shopping e tutte queste cose che facciamo, raggiungiamo delle gratificazioni immediate, ma queste non ci permettono di raggiungere il piacere catastematico di cui parlava il filosofo Epicuro. Magari farò un video su Epicuro, o forse l'ho fatto, che si chiama proprio La ricerca della felicità o La conquista della felicità. Bene, detto questo, passo adesso a 5 consigli, 5 suggerimenti per poter raggiungere dei risultati significativi e per poter ottenere la soddisfazione degli obiettivi che ti sei posto nella vita. Prima di tutto, intanto, devi avere una vision, devi porti degli obiettivi. Se uno non ha ben chiaro che cosa vuole, è chiaro che non troverà mai le motivazioni. Quindi il primo passo è chiaramente fissare quello che uno vuole ottenere nella vita. Ma c'è un passo ancora più importante, che è il primo punto su cui insisto molto, ed è allontanarsi un po' dagli altri, allontanarsi dagli altri, perché noi spesso siamo vittime del giudizio degli altri, oppure diamo la colpa agli altri dei nostri insuccessi, dei nostri fallimenti, di quello che ci va male. Ma questo è sbagliato, perché, come ho detto, il locus of control deve essere interno. Se noi vogliamo dedicarci a un compito, dobbiamo avere la percezione che questo compito, questo obiettivo che raggiungiamo, questo compito che portiamo a termine, è il risultato del nostro impegno, del nostro sforzo, non lo facciamo per volontà di altri, con poco impegno, e c'è la fortuna e c'è l'aiuto degli altri che ci fa raggiungere lo scopo. Se no, non abbiamo la percezione di autoefficacia e non riusciamo a ottenere veramente dei risultati significativi. E per questo vi rimando al video Le basi, le 5 basi dell'autostima, che anche questo, secondo me, è collegato all'ottenere dei risultati che ci portano alla felicità. E l'autostima è un altro concetto connesso con il raggiungimento della felicità. Il secondo punto importante porsi degli obiettivi, ma come devono essere questi obiettivi? Devono essere a breve termine e raggiungibili, realistici. Non possono essere degli obiettivi, mettiamo che io per esempio voglio dimagrire, non è che dico devo dimagrire, no, l'obiettivo va tanto diviso in micro obiettivi. Ogni giorno rinuncio magari alla sera ai carboidrati, ogni giorno faccio un po' di dieta, poi comincio a fare delle attività fisiche e ogni giorno mi disciplino, in quello conta moltissimo l'autodisciplina, e mi disciplino per ottenere ciò che voglio raggiungere. E questo in economia si chiama effetto compound, compound effect lo chiamano gli inglesi, ed è fondamentale anche per guadagnare, no? Tant'è vero che è un concetto che ha a che fare con l'economia. Quindi se ogni giorno io dedico del tempo a investire, a investire il mio denaro, a vedere come stanno andando gli investimenti, alla fine dell'anno avrò dei risultati significativi. Se io invece faccio un investimento e poi lascio che le cose vadano così senza mai controllarle, magari non otterrò nulla di significativo. Quindi ogni giorno io devo dedicare 5 minuti, questo è un modo di dire, chiaramente a seconda della significatività del compito, di quello che voglio dedicare, io posso dedicare 5 minuti come un'ora, 2 ore, cioè dipende da cosa voglio raggiungere e quale impegno ho deciso che voglio profondere per raggiungere questo mio scopo. Quindi il compound effect, secondo me, è importantissimo anche per gli studenti. Uno studente che vuole recuperare magari un'insufficienza all'ultimo minuto fa molta più fatica di uno studente che invece si è organizzato, sapendo già che sta andando male prima della fine dell'anno, studiando ogni giorno, cercando di fare degli esercizi quotidiani per poter recuperare la propria insufficienza. Allora sicuramente il secondo tipo di studente ha più probabilità di recuperare del primo. Quindi il compound effect importantissimo dal mio punto di vista, cioè che ha a che fare con l'autodisciplina, con l'organizzare il tempo e le mansioni da svolgere, le attività da svolgere in modo quotidiano, creando proprio degli habits, delle abitudini. Le abitudini costruiscono la nostra identità e ci permetteranno poi di raggiungere la nostra vision. Non è che noi partiamo dalla vision e poi ci costruiamo gli scopi e poi agiamo. È il contrario, sono queste abitudini quotidiane che poi ci permetteranno di raggiungere dei micro task, dei micro obiettivi, per poi arrivare al goal finale, al raggiungimento degli obiettivi che vogliamo. E altro punto importante è
provarci. A un certo punto uno ci deve provare, si deve buttare, deve smettere di rimandare, perché molto spesso noi procrastiniamo, come ho detto prima, le cose importanti, oppure perseveriamo, persistiamo, diciamo, in compiti che non, no? Troviamo delle scuse. Perché in un altro video sulle trappole mentali ho definito la differenza tra persistenza e perseveranza. La perseveranza è continuare in uno scopo che ritengo ritieni significativo, importante e che ha a che fare con i tuoi valori, con la tua vision, con quello che vuoi raggiungere. Invece la persistenza è continuare in una strada che magari non è la tua. Io per esempio ho studiato ingegneria per 5 anni e solo dopo 5 anni mi sono reso conto che non era la strada mia. E quindi alla fine ho rinunciato agli studi. Cioè, se a un certo punto ritieni che quella strada di aver capito che non è la tua, la devi anche avere il coraggio di mollarla. Però invece quello che devi sconfiggere è la paura, perché molto spesso abbiamo questa loss aversion, questa paura del fallimento. Altro punto importante è non temere il fallimento. Il fallimento fa parte dell'esistenza. Quindi, prima di tutto, non temere di fallire, di perdere. Molto spesso ci va male e dobbiamo mettere in conto anche questo. Infatti un altro video ho fatto, elogio del fallimento, vi rimando, e non è possibile che nel cercare di raggiungere il nostro scopo alla fine non ci vada anche male qualcosa. Quindi questo non deve farci desistere. Se noi desistiamo perché ci va male qualcosa, vuol dire che poi non era un obiettivo così significativo per noi, oppure che abbiamo paura. Quindi passo importante, sconfiggere la paura, smettere di accampare scuse, uscire dalla comfort zone, perché alla fine poi magari noi non agiamo perché preferiamo dedicarci ad altro, ad altre abitudini che o ad altre cose che ci danno sicurezza, ma dobbiamo un po' anche riuscire a uscire dalla comfort zone, agire e prendere le responsabilità di quello che facciamo nel bene e nel male, perché solo con la responsabilità invece di colpa agli altri, colpa anche a me stesso, passiamo al concetto di responsabilità, no? Ci prendiamo la responsabilità che quello che otteniamo è stato ottenuto grazie al nostro impegno e alla fatica, e se non è stato ottenuto forse il nostro impegno non è stato adeguato o soddisfacente e deve migliorare. E quindi ultimo punto, quinto punto importante è scrivi. Cioè, come ho fatto io per organizzare questo video, mi sono scritto questi punti, ho cercato di fissare le cose importanti, ho dato dei consigli. Quindi dedica 5-10 minuti al giorno, il tempo necessario che tu ritieni, a riflettere su l'obiettivo raggiunto, su quello che hai fatto, su quello, i piani per il futuro, su che cosa potresti fare, magari mettendolo anche per iscritto in alcuni punti, come ho fatto io. Bene, spero di avervi dato alcuni consigli utili e significativi. Sono consigli generali, teorici, però penso che ognuno di voi lo può applicare nella scelta magari di obiettivi che può ritenere significativi per la propria esistenza. Da Zain, arrivederci a tutti.